Bella Dolphins, belle ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio di Shape Vita Universitaria. Bene, prima di tornare a parlare della foto che avete appena visto, vorrei parlarvi, basta, torniamo seri, delle scelte discutibili di Shape che ultimamente ha deciso di prendere, tipo frequentare la famiglia che abita lì, che sono delle persone veramente poco raccomandabili, che non si sa come riescono a trovargli dei medicinali senza prescrizione medica, sia per rimanere sveglia e studiare, sia per non pensare a Manuel che l'ha lasciata. Enrico, l'amicone, lo vediamo a bere insieme a lei, ma non prova alcun interesse, assolutamente, assolutamente no. No, vabbè, io non le voglio commentare queste immagini. Ovviamente io non sono d'accordo, non condivido assolutamente, e se ce la fai bene, altrimenti lascia stare. E la società segreta, ragazzi, è composta dalle stesse persone che abitano in quella casa praticamente. Shay si è trovata immischiata con anche Don Lotario, tra l'altro, che le gira intorno parecchio. Shay è impegnatissima, ma anche stanchissima. Peserà un 48 kg, sì e no. Non dorme quasi mai e blocca le porte, evita i suoi genitori. Spesso provano ad andarla a trovare, ma rimangono fuori, lontani. Ripeto, la porta è bloccata e quindi non possono fare niente. Alia non riesce più a contattarla e Shay si consola con le sessioni che comunque vanno bene, i voti sono alti e l'ultima sessione ha preso dei voti, cioè, che mai avrebbe sperato di prendere in vita sua, ma secondo lei è grazie alle medicine. Ma no, non è per quello. Ogni tanto la nostalgia di Manuel prende e lei esce, passeggia, prova a chiamare gli amici di Manuel per sapere se loro sanno qualcosa, se comunque l'hanno visto, l'hanno sentito, ma niente. L'unica cosa che la rassicura un pochino è passeggiare da sola. Cioè, non accetta nessun tipo di invito e le piace passeggiare a Brindleton Bay, dove è nata e cresciuta. E un giorno incontrò Jill, così si chiama, lo scoprì dopo, e questa piccola cagnolina, questo piccolo Yorkshire, e beh, che dire, che possa magari migliorare un po' la condotta della nostra Shay? Ma speriamo. Bene ragazzi, siamo tornati finalmente nel vivo del gameplay. Sì, canta. Vedi se ne smetti di fare quello che fai. Non ti senti gran bene, vero? Allora, vediamo se dobbiamo andare a lezione, anche se ci siamo già stati. Infatti, tutto tra 2 giorni. Ci mancano i compiti. Non ce la faccio più. Abbiamo quasi finito, eh? Abbiamo quasi finito, ci siamo quasi laureate, eh? Le cose non vanno benissimo, l'inverno è già qui, ma vabbè. Allora, nel frattempo tu mangi, io controllo. Allora, ho modificato la casa, ragazzi. Eccola. Per forza, perché sì, qui c'è Manuel, altrimenti Jill non ci sarebbe entrata. E abbiamo tolto il frigorifero, quello piccolo. Jill, ciao! Abbiamo modificato questa casetta finalmente. Dimmi, Jill. Dimmi, cara, cosa c'è? Che c'è? C'è mia madre alla porta. No, è bloccata, vero? Ok, perfetto. Vada, madonna, 1470 simoni non debollette. Vi faccio notare gli 11.267 che ci sono rimasti, perché Shay si è spesa tutto. Tutto, ragazzi, si è spesa Shay. Io non so più come fa con lei. Tra medicine, corsi extra,
Ma tutte A però, spende i soldi e fa una guerra, ma c'ha pure tutte A. Niente, mia madre continua a stare lì, facciamo finta di niente. Niente, mia madre non se ne va e giustamente c'ha ragione, non risponde più al telefono. No, mi dispiace. Mi dispiace, ma non aprirò mia mamma. Mi rifiuto di aprire mia madre. No, 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 non esiste, non esiste. Non esiste proprio. Facciamo finta di niente, brava, mettiti qua dietro. Paghiamo le bollette, dopodiché facciamo la tesina. Continua a scrivere la tesina. 9.700 simole, ragazzi, abbiamo sempre meno denaro. Non possiamo chiedere neanche i soldi a nessuno perché io mi vergogno. Io, che so, io non so, non sono te, perché io non sono te, tu sei un alter ego. Io mi vergogno a questo punto. Allora, cosa dovevo raccontarvi? Chef, non abbassare, può continuare a revisionarla o consegnarla così com'è. No, revisioniamola, è veloce. Tesina, modifica. Adesso andiamo, andiamo. Oggi mi dedico a te, ragazza. Sei arrivata, è il tuo primo giorno qui. Quanto è carina, con questi occhietti. Ma sei proprio dolcissima. Dai, fai questa tesina e poi giochiamo. Livello 6 di scrittura. Bene, bene, sono felice. Viaggiamo con lei. E la portiamo. Dov'è Jill? Dov'è Jill? Jill, eccola. Ciao Jill. La portiamo a fare una passeggiata. Sì. Bene, bene, benissimo. Guardate che tempo, ragazzi, non è possibile. C'è la bufera. Oh mio Dio, ma questa persona morirà a breve. Acquisita abilità di addestramento di animali. Allora, vediamo che rosso hai qui. Ah, devi andare al bagno, santo cielo. Usa il bagno. Ma qui c'è una. C'è mia mamma! Niente, ragazzi, andiamo in bagno e poi ce ne andiamo a casa perché. Fa veramente, veramente troppo freddo per giocare qui oggi. Assolutamente no, andiamo, andiamo. Adesso mettiamo il guinzaglio alla sorcetta, anzi, che dobbiamo fare? Non mi interessa. Ah, sta dormendo, vieni qua. Divertiamoci un secondo, guarda un po' di TV. Puoi fare i compiti mentre guardi la TV, tipo. Vediamo un po'. Fai compiti di efficienza idrica. Ah, abbiamo un altro, ragazzi, abbiamo un altro autografo. Qui ho messo quello di Taron Bailey. Aspettate, ora vi mostro l'altro. Stimiamo questo autografo. Anche questo. Stimami un attimo la questione, perché praticamente questo autografo è di Russell Ritchie, il pattinatore. Già. Vediamo quanto vale il suo autografo. Questo con la stella, tipo planetaria o una cosa del genere. La foto autografata da Russell Rich è stimata 1200 simole, ragazzi. Cioè, mi dispiace Russell, ma questa se la vendiamo subito. Mentre quella di Tom Bailey 300, cioè Tom Bailey proprio temporaccio, tipo. Occhiaie nere per il bisogno di divertimento. Allora, chiediamo un attimo a Jill di andare a fare i suoi bisogni. Chi andrà a fare i suoi bisogni e poi dormirò. Due dormi. Avete letto che è uscito? Fai fichi fichi solitario. No, no. Cioè, perché praticamente abbiamo come qui occhiaie nere la slice of life, la mod, che è fantastica. È veramente, veramente bella. Mi dà un sacco di opzioni, di emozioni, di ricordi. E vediamo qui che cosa c'è. Immunità all'acne, perché ho fatto una maschera per il viso qualche giorno fa, tipo. Ok, dopodiché ci svegliamo e voglio infornare dei biscotti. Biscotti allo zucchero. Piano piano piano. Cos'è questo schifo? Via. Dimmi Gil, dimmi. Dimmi Gil, dimmi. Ragazza, stiamo facendo i biscottini, un attimo. Gil, dove vai? Acquisì l'abilità di cottura al forno. Ya, patatina! Ma sei una canetta dolce, ma tu ci salverai la vita! Perché praticamente Shay se la sta giocando la vita se continua così. Per infornare ci metti un secolo e 20 anni. Ok,
Abbiamo aumentato anche un sacco le abilità. Vabbè, addestramento no, alta cucina no. Canto 4, wow. Carisma 7, comicità 4, 6 cucina, fotografia al massimo, giardinaggio 6, organo a canne 6, ma ce l'avevo già, pittura 9, ricerca e dibattito 3, scrittura 6, videogioco 4, ma vabbè. Poi, allora, dobbiamo conseguire il livello 5 di ricerca e dibattito e assistere a un'altra conferenza degli ospiti, ce ne manca una. È mezzanotte, non credo che la potremo fare a quest'ora. Quindi a questo punto, università, attività, tesina, modifico la tesina. Dai, finisci che la presentiamo, che sta tesina so 2 giorni e me la porto avanti. Ma è una piccola patatina. Ma guarda, i cucchietti. Non sei, non guardate gli occhi di Shay, no. La patatina quanto è piccola. La tesina di Shay procede bene. A questo punto, qualsiasi ulteriore revisione non la migliorerà più di tanto, anche se potrebbe aiutare Shay a padroneggiare un po' meglio l'argomento. Ok, perfetto. Detto questo, mandi fuori il cane e poi mi presenti la tesina. Non preoccuparti. Ci pensami. Vedo se in serra c'è qualcosa da fare. Ovviamente ho aggiunto la. Raccogli tutto, yes. Ho aggiunto la vasca da bagno per Jill, altrimenti appena esce a scavare mi puzza che non finisce più. Va bene, qui ci siamo. Quanto ci dobbiamo stare a giocare? Hai fatto? Dimmi Jill. C'è fai una ramanzina sugli abbai? No, 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 santo cielo. Fai una ramanzina delle bevute sulla pozzanghera, che schifo! Fai come sei messa! Non devi accarezzare Gile, gli devi fare una ramanzina, perché non può bere la pipì, è una cosa obbrobriosa. E beh, magari diglielo con un po' più di tranquillità, non c'è bisogno, lo dici in quel modo. Prego, allora fai un pasto veloce, cracker al formaggio. Sono le 3:50 del mattino. Lei sta più o meno bene, non deve dormire, ok? Ma perché? Forse perché prende quelle maledette medicine che non dovrebbe? Riempi anche da mangiare a Gilde, per favore, non puoi mangiare mica solo tu. Adesso ti devi prendere cura di lei. Non è che Gilde ti fa bene, no? Tante le volte. Hai visto oggi? Non hai incontrato nessuna persona brutta, non hai preso niente di strano, hai fatto i compiti, hai presentato la tesina. Ti sei presa cura di. No, vabbè. Ti sei presa cura di questa sorcetta qui. Ma com'è carina. Ma ti offro una doccina? È Natale! È Natale! Questo ce lo vendiamo che vale 600. Vendi, tanto non ci. Cos'è questo? Il frutto dei rifiuti. Vendilo che non mi piace. Ti prego. 15 taro, li vendiamo e abbiamo altri 15 simoleon, bene. 5 peperoni, vendiamo anche questi. 6 spinaci. 72 hours later. Si sta facendo il bagno nella vasca del cane. Sei pessima. Vabbè, prendiamo innesti di tutti, i germogli di tutti intanto. Prendi germoglio, vai, brava. Così prendiamo altre 230 milioni di A. È passato quasi un anno di università, ragazzi. I nostri panni puzzano da schifo e non abbiamo quello per decorare la casa, quindi vado, metto tutto a posto e torno. Ok, ho modificato un po' la questione per Natale, ho aggiunto anche quello per le decorazioni. Perfetto, adesso Shay prende il germoglio. Brava, l'hai preso? Brava, vieni a fare il bucato. Da quanto che non facciamo il bucato? Mi si era rotto anche il filo stand in biancheria, l'ho dovuto riparare, costa tipo una viotta, vabbè, pazienza, tanto ormai. Tra 4 ore abbiamo l'arte nella letteratura, il mondo visivo, quindi ne facciamo i compiti, che ne dici? Facciamo i compiti della lezione a cui stiamo per andare, eh? Dai,
Che ne dici? Ci stai? Ci stai? Ovviamente per mettere l'albero e altre cose io mi sono dovuto organizzare perché, ragazzi, cioè, 32 stelle sono 32 stelle. Io spero che riesca a andare a dormire, penso di sì. Perché ne l'ho spostato qua. Tavolino e comodino nell'inventario, la sedia nell'inventario. Io non so più come vive io qui dentro, non riesco. Sinceramente non riesco. Perfetto, compiti finiti. Un'oretta di Nine veloci se Gille la smette di abbaiare. Sorcetta, io ho capito, ma la devi smettere perché devo andare a lezione. Allora, visto che comunque un'ora di sonno l'abbiamo fatta, le occhiaie ce ne abbiamo un po' meno. Ci mettiamo gli abiti, quelli col trucco, diciamo, che ci coprono un po' gli occhi. E una cifra proprio tanto. Vai a lezione, per favore. Perfetto. Allora, abbiamo guadagnato 10.381 simoleon. Non ci siamo ancora venduti questi, ma quelli li vendiamo quando proprio... siamo, che non riusciamo. Oh, la torcia fa le ninne. Dai, patatina, aspetti che torno io. E torna Shay, io non so più quella ormai. Aspetti che torna la tua padrona. Ma come siamo carine. Ma quanto facciamo le ninne. Allora, Shay è ancora a lezione. Io sono a casa, non è Alia. No, è Irene Serra, infatti, non so chi tu sia. Questo messaggio spaventoso non ha avuto effetto su Shay. Beh, io in realtà un po' sono rimasta. Cioè, poi mi sono distratta credendo che quella fosse Alia, ma no, assolutamente no. Vabbè, andiamo avanti. Finisci la lezione, poi vieni qui e mi appendi le decorazioni. La responsabilità di Shay è sufficiente per acquisire il tratto irresponsabile. Bene. Abbiamo appeso le decorazioni. Samuel si sta chiedendo se mi piacerebbe che ci trovassimo da qualche parte. Io lo so che è Natale e giuro che verrò. Mi servono un paio di giorni per recuperare, quindi non so se ce la faccio per Natale, ma... no, ma non posso. Mi dispiace. Io ragazzi vi ringrazio per essere rimasti fino a qui. Se il video ti piace, lascia like, iscriviti al canale, attiva il campanello, ciao, le solite cose. Volevo solo dirvi che Shay, tra una passeggiata e l'altra, è passata per Sam e Shuno e Alia l'ha vista. Non l'ha incontrata, non l'ha fermata, ma l'ha vista. Ora staremo a vedere che cosa farà la nostra amica. Bella a tutti e alla prossima. Thank you.